Benvenuti a questa puntata di Popcorn. Ecco voi la cineclassifica di oggi. Il tema della puntata sarà 2014, cioè i film prossimamente in uscita nel 2014 che non vedo l'ora di vedere. Al terzo posto, Saving Mr. Banks di John Lee Hancock con Tom Hanks ed Emma Thompson, tratto da una storia vera con protagonisti Walt Disney, che non ha bisogno di presentazioni, e Pamela Lyndon Travers, che sarebbe l'autrice letteraria di Mary Poppins. Signori, abbiamo iniziato la discesa su Los Angeles. Benvenuta, signora P.L. Travers, nella città degli angeli. C'è come odore di... gelsomino. Varichina. E sudore. Vi presento l'ideatrice della nostra amata Mary Poppins. Mai e poi mai solo Mary. E dov'è il signor Disney? È arrivata. Ebbene, Pamela Travers, lei neanche immagina quanto io sia contento finalmente di conoscerla. Mi dispiace, il mio nome è signora Travers, signor Disney. Oh, Walt deve chiamarmi Walt. Ripercorre le peripezie produttive di Walt Disney alle prese con la scrittrice di Mary Poppins, che non vuole dargli diritti per girare Mary Poppins, perché secondo lei la versione Disney snaturerebbe il suo personaggio, perché sarebbe troppo sbrilluccicosa e lontana dalla sua idea originale. Allora, cominciamo. Fate. Lei ha un sacco di idee. Che tipo di idee? C'è la gente immobilente. L'anima c'è. No. Immobilente. Non è una parola. L'abbiamo inventata. Ma disinventatela. Sembra davvero un film molto interessante, ambientato anche a Disney World in California. Gli attori sono fantastici, quindi staremo a vedere. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Al secondo posto, I, Frankenstein, di Stuart Beatty con Aaron Eckhart e Billy Knight. Frankenstein, allora è tutto vero. Frankenstein è un thriller fantastico contemporaneo nel quale il mostro originale di Victor Frankenstein si ritrova in mezzo ad una sollevazione di creature sovrannaturali decise a rovesciare il mondo e la razza umana. Nessun altro è come me. Il mostro protagonista interpretato da Aaron Eckhart si chiama Adam e ha preso il cognome dal suo creatore. Trovandosi coinvolto in questa lotta sovrannaturale senza esclusione di colpi, la creatura dovrà difendere la razza umana. A modo mio. Non puoi fermare la razza umana! Nessuno può fermare la loro autodistruzione! Devi seguirmi. Là fuori c'è un intero esercito di mostri simili a me. Saranno migliaia. Tutto il mondo rischia l'estinzione. Secondo me sarà molto trash. Al primo posto, Maleficent, di Robert Stromberg. Reboot della Bella Addormentata nel Bosco, con Angelina Jolie nei panni di Malefica. Io so chi sei. Vegli su di me da tutta la vita. So che ci sei. La tua ombra mi segue da quando... La signora di ogni male, chi si racconta sia alta, dalla pelle verde, con occhi gialli e un copricapo da quale spuntano due grandi corna nere. Anche in questo caso staremo a vedere. Chissà. Un remake della Bella Addormentata nel Bosco. Ma... Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima puntata di Popcorn, devo dirlo.